Vincenzo. Questo sarà mio, assolutamente. Quindi ci troviamo a Micropia, il museo di Amsterdam di microbiologia. Ecco, ogni volta che qualcuno mi chiede cosa posso venire a fare ad Amsterdam, io gli consiglio di venire qua a Micropia, perché, e non mi ero manco pagato per dirlo, pensa un po', perché è perfetto per traumatizzarsi. Se volete sentirvi proprio delle merde, venite qua, è una figata incredibile. Dentro ogni pelo, avete presente la cavità pelifera, si trovano dei batteri, e su quei batteri si trovano altre forme di vita, tra virgolette, come virus. Noi praticamente siamo un universo per loro. I microbi sono le creature più antiche e potenti del pianeta. Sono loro i veri padroni del pianeta. Sono stati stimati tra i 100 milioni e i 10 miliardi di batteri nel mondo. So che noi ne abbiamo scoperte soltanto l'1%. Pensate un po'. E questo è l'albero evolutivo. Ah, guarda chi c'è. Ciao, Vincenzo. Vediamo se riesco a farvi vedere i cianobatteri. Un pochino, eccoli. Ci sono circa 10.000 cianobatteri in una singola goccia di mare. I cianobatteri sono quelli che producono ossigeno attraverso la fotosintesi, ed effettivamente noi stiamo mangiando la cacca dei, diciamo, stiamo respirando la cacca dei cianobatteri. Cioè non cacca, è scarto, vabbè, avete capito. Altri cianobatteri. Vediamo se riusciamo a beccarli. Eccoli qua. Che belli. Vabbè, belli relativo, eh. Wow, this is quite disgusting. Queste qui invece sono alghe verdi e sono quelle che si mangia Vincenzo, il tardigrado. C'è sempre Vincenzo in mezzo, visto? Nematodi, tardigradi mangiano queste alghe verdi. Daphnia magna. Anita lavora con la Daphnia magna. Ah, dovrebbero essere qui dentro. Oh, eccoli. Vedete quelle palline che si muovono qui sotto. Si stanno divertendo un sacco. Questo è un loro zoom. Possiamo vederli mangiare altri microrganismi. Le larve di mosca bianca. Aspetta, vediamo. I pesci le amano. In effetti ci sono dei video tutorial su YouTube dove ti insegnano come produrre queste larve o larve di zanzara per nutrire in maniera green i tuoi pesci dell'acquario. Queste, vediamo se riesco a farvele vedere, eccole là. Quella è una diatomea, o meglio due diatomee precisamente, che producono ossigeno sul pianeta anche loro. Si proteggono dai predatori costruendo una sorta di vetro protettivo attorno alle loro cellule. È un'armatura praticamente fatta di siliconi. Alcune di loro hanno addirittura degli aghi come protezione extra. Sono veramente brutte. 172 trilioni di microbi sono presenti sul nostro corpo. Yeah. Ecco, quel signore ha tutti questi microbi, che non è molto bello. Puoi vedere quanti microbi abbiamo, vediamo. Cannerizzando, Anita è sulla destra, io sono sulla sinistra. Come on, I have less bacteria than you. No, I have more. What? Dai, vediamo quanti microbi hai tu, che te la stai a menà. Vediamo. Wow, wow, he's like the double of us. No, he's the double. You had 170. Fuck. The stomach bacteria. Sono loro che regolano la fame. Quindi se noi abbiamo sempre fame, ecco questi batteri di merda, capi? Guardate la faccia di Anita, quanto è inquietante. I feel like I genitali, prego. Ah sì, fai la, guarda, smettila di muovere. Che cos'è questo? Line of defense. In a healthy vagina, lo strato di mucosa contiene la maggior parte degli batteri dell'acido lattico, come il lactobacillus acidophilus. Sono responsabili dell'ambiente acido. Se qualche volta agenti infetti, sì, è per quello probabilmente. Ah, that was not vagina? No, this is vagina. Ah, questo era. Dipende dalle condizioni della vagina. Ah, puoi proprio illuminare, che bello. E dipende dalle condizioni della vagina, ci sono 300 tipi di batteri che possono essere trovati là. Una vagina in ottime condizioni è popolata principalmente da batteri acidi, di acido lattico, il lactobacillus. Il pene, fai al pene, scusa, andiamo a vedere il pene. Che tu hai un pene, come sappiamo tutti.
circa 20 diversi batteri, solo 20 a noi e 300 a voi, parliamone. Possono essere trovati nel pene. L'ammontare di microbi è un'indicazione dell'igiene personale. Gli uomini che sono parzialmente o completamente circoncisi hanno meno e diversi tipi di batterie attorno alla punta del loro pene. Vabbè, ci stiamo divertendo un casino. Guardate i bottoli, i polmoni di Anita intanto. Are you having fun, Anita? No. Dance. I tuoi batteri stanno ballando. Il lalligalli, dove sei finita? Lì c'è un laboratorio, vedete, la gente sta lavorando al momento e stanno analizzando i batteri, stanno facendo ricerca. Immaginate quante cose belle si possono fare. È un fungo anaerobo. This fungus will break open the cellulose and make sure that the cow, for instance, can use that sugar as their food source. Guardate chi c'è. Aspettate, aspettate. No, aspettate. Vediamo se riesco a muovere il microscopio. Ok, vediamo di muoverci e di trovare Vincenzo. Allora, ricerca. Ah, eccolo. Eccolo Vincenzo. Ecco, mi sa che lo possiamo vedere meglio. Eccolo qui. C'è Vincenzo che sta mangiando le alghette. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Eccolo lì. Ok, questo è visto dall'alto con meno zoom. Vincenzo, lo vedete muoversi? Vedete com'è attivo? Ci sono altri Vincenzi qua. Sì, ovviamente tu la star di tutto. Chi è il good boy? Chi è? Guarda che carino, faccio. Ecco. Ti piace, Vince? I funghi sono ovunque. Insomma, guardate che belli. Mentre qui abbiamo delle microspore. Ok, ci scambiamo circa 1000 batteri durante un bacio. Ma chi se ne frega? Ah, un braccio da francese, 80 milioni di batteri. Ma chi se ne frega, va bene così, cioè, sì. Come on, kiss on meter. Applause, of course. You exchange about 1000 bacteria. Ecco, a volte dovete fare attenzione a non baciare persone di questo tipo perché fa schifo. I fotobatteri. Osporium, light. Oh, guarda quella quanto cazzo è grossa, perché è così grossa quella. Ah, la cacca di un formichiere. La cacca di panda. Ah, del panda rosso, ecco, infatti. Sembrava strano. Red panda. Cacca del red necked wallaby. Siamo una macchina schifosa. I microorganismi sono quelli che permettono di riassorbire il materiale organico come Anita. Giusto Anita? What do you think about that? You are a dirty person. You are kaboo. You are kaboo. Unbelievable. Okay. We should put this in the house. Yeah, I'm gonna take it. Telephone. Aspetta, quelli sono per i batteri su un computer, su un mouse del computer. Telefono, ricevitore del telefono. Ah, vacuum cleaner, aspirapolvere, computer, sulle chiavi, telecomando. Queste sono colture batteriche, ne approfitto per ricordare a tutti voi che noi al momento abbiamo un serissimo problema con i batteri. Da quando stiamo iniziando ad utilizzare gli antibiotici come se piovesse, loro stanno sviluppando una resistenza agli antibiotici e poiché sono molto fighi riescono a trasmettere queste informazioni anche ai batteri amici, e quindi alla fine i batteri avranno una resistenza pazzesca agli antibiotici anche quando effettivamente noi avremo davvero seriamente bisogno degli antibiotici, e saranno cazzi, capito? Saranno cazzi. Quindi mi raccomando, non usate mai gli antibiotici a meno che non ve lo consigli il medico, per favore. Non sono ziguli, che cazzo. Questi non so se riesco a farveli vedere, forse riesco. Eccolo. Questo qua è un dust mite. Sono praticamente presenti in casa e vivono grazie ai frammenti di pelle che ci cadono e altri detriti organici. Sono praticamente i nostri coinquilini.
insieme a tutti gli altri ovviamente. Quindi anche questi vivono sui frammenti di pelle che ci cascano di dosso, insieme a tutto il resto di materiale organico, e lo trovate nel letto, sul cuscino, sui mobili, sul tappeto. Quindi quando vi lamentate di dormire sempre da soli, che nessuno vuole venire con voi, eccetera, eccetera, ricordatevi che ci sono loro che vi fanno compagnia. E se dovessi lasciare per caso il tuo pane fuori per troppo tempo, ecco, quello che succede è che ci saranno dei batteri, delle spore, che lo mangeranno per te. Perché non si butta via niente. Questo che cos'è invece? Quello che vive le sue spugne, sulle spugne di casa, quello con cui laviamo i piatti. Vabbè, dai. Tipo, guardate questa mano. Questo è un tagliato. Ah sì, quella era una mano lavata, ovviamente. Vabbè, ma i batteri che stanno là non sono quelli che erano sulla mano, sono quelli che si sono riprodotti da quelli che erano sulla mano, quindi vabbè. Oh, l'infradito, cosa c'è nell'infradito? Vediamo. Che bello! Sulle monete, c'è pure una moneta con la faccia di Gandhi. Anita, abbiamo scoperto che 3 mesi di spazzolino da denti corrispondono a circa quante 7 milioni di batteri. Che bello. Ma Anita, ce n'è ancora di più. What? Bacteria. You are a bacteria. You are a bacteria. Ecco come un coccodrillo viene lentamente mangiato. Ah, che bello. Ah, questo è un cigno. Oh madonna. Ah, questo va schifo, ok. Ah, la zebra. Però è super affascinante, che cazzo. Bellissimo. Ah, il pesce. E questo è quello. Ah, they start from the eyes, did you see? Yeah, eyes is the first one. Ah, nice. Ah, they were kissing, but they are dying together, at least. Non c'hanno più, ecco, beh. Viviamo in un mondo fantastico.